In effetti il vice sindaco si era augurato che ci fossero ancora delle leggi in maniera tale che questi episodi venissero limitati. Il problema non è delle leggi, non sono le leggi che mancano in Italia, ce ne sono fin troppe, sono le istituzioni che debbono istituire i servizi per le donne, i servizi sono quelli che mancano. Soprattutto per quanto riguarda le donne deboli, le donne indifese, le donne che hanno bisogno di aiuto. E questa è la ragione per cui noi come Osservatorio Molisano sulla legalità abbiamo ritenuto doveroso istituire questo servizio a favore delle donne che, se avranno la necessità, potranno rivolgersi alle nostre socie. Le istituzioni riescono a garantire questi servizi e spesso sono i cittadini con le loro associazioni sul territorio che sono. Ha conosciuto Denise qui in sala, che è la professoressa Anna Rita di Monaco, che è dirigente scolastico. Io penso che possa portare il suo contributo di storia. Sono commossa mentre parlo. Io non ho conosciuto direttamente Denise, la madre, perché sono dirigente del Galanti dall'anno scorso, però me ne parlò a suo tempo, commosso e scosso anche lui, il mio collega ed amico fraterno, predecessore dirigente al liceo Galanti, il preside Colabella, che giovedì sarà qui, perché noi faremo un incontro con alcune persone nei percorsi di legalità, e in questi percorsi di legalità i ragazzi hanno dato corpo essenzialmente a due figure, hanno rivisitato due figure, Denise e Lea e Rita Atria, per motivi diversi, ma con un particolare afflato per Denise, perché vorrei che la zia glielo dicesse questo. Denise può sembrare scioccamente consolatorio, non lo so, ma davvero non deve sentirsi sola, perché noi l'abbiamo nel cuore, io la considero una studentessa del liceo Galanti ancora, e spero anzi che questo diploma, l'ha preso il diploma? No, che questo diploma, quando lo potrà prendere, magari lo possa prendere da noi, perché lei è sempre una studentessa del liceo Galanti, una studentessa la cui vita è stata dolorosa, ma è coraggiosa quanto quella della madre. Noi giovedì avremo un incontro alla Sala della Costituzione, perché presentiamo quello che fa la scuola, non la nostra scuola, credo la scuola come presidio della legalità, la scuola istituzione presidio di legalità. Io credo che siamo questo. Nella mia scuola lo sentiamo particolarmente, perché forse anche perché le donne sono realmente presidio di legalità, perché probabilmente danno la vita, perché sono tenaci, dietro quella fragilità c'è la tenacia di chi non si arrende, Lea Garofano è sicuramente un esempio. E allora appunto in uno dei percorsi di legalità le ragazze di Quinta nell'area di progetto hanno sviluppato il discorso dalla mafia alla criminalità organizzata, cioè la mafia dell'Ottocento, la criminalità organizzata, e si sono, e le donne particolarmente rispetto alla legalità, e particolarmente questa donna, Lea Garofano e la figlia, perché loro sentono ancora Denise come una compagna. Qui sorride la nostra studentessa che rappresenta tutte stasera, e la sentono come una compagna, vogliono che lo sappia attraverso la zia, che lei comunque fa parte di una classe, fa parte di una scuola, e che noi tutti, se la forza della volontà, se l'empatia anche a distanza ha una sua forza, io vorrei che lei sapesse che noi tiriamo perché lei possa fare quello che la madre voleva, cioè diplomarsi e poi laurearsi. Questo lo so, l'aveva detto più volte la madre, e perché lei merita tutto questo, merita di farsi, a parte l'istruzione che gli ha dato la vita, la cultura che gli ha dato la vita dolorosamente, possa anche acquisirla dal punto di vista formale, perché deve nella sua vita lottare, continuare quella lotta che la madre
ha iniziato dicendo no, alzando la testa. Credo che le cose si possano cambiare, si debbano cambiare e insieme veramente ce la possiamo fare. Grazie al fatto che la Garofalo fosse stata a Campobasso, per chi segue minimamente queste cose è stata una cosa, insomma, ogni parola inutile, sconvolgente. A parte il racconto agghiacciante della signora, la passione di Paolo, che io già conosco per professionalità e per tante lotte che in effetti conduciamo, noi adulti abbiamo un compito veramente importantissimo, difficile, che forse sembra impossibile. Perché noi in questi ultimi 20 anni siamo stati drogati da una classe politica che io considero un pusher, nel senso che ci hanno dato oppio alle nostre menti. Quello che noi dobbiamo fare è veramente risvegliare le coscienze che sono state addormentate da una politica culturale ignobile e abietta, che ha tentato di piegare le schiene dei giovani. Io credo che qui io ho insegnato un'intera vita, continuo a lottare, e questo è il compito, perché la mafia siamo noi nello stesso momento in cui ci hanno ridotti in un popolo di ignavi. Quando rialzeremo la testa e potremo dire che siamo stati capaci di ridare ai nostri giovani la spina dorsale che noi abbiamo avuto la fortuna di avere dai nostri genitori, allora possiamo, perché io non mi fido né dello Stato né di niente. La forza di lottare contro l'ignominio è solo da parte nostra. Detto questo, chiunque dica che il Molise è un'isola felice dovrebbe essere ricoverato. Il Molise non è un'isola felice e lo sappiamo tutti e non abbiamo il coraggio nemmeno di dirlo. Paolo, tu lo sai, quando è venuta Rosaria Capacchione a Campobasso, tu l'hai fatta venire, voi sapete tutti Rosaria Capacchione, scusate, Rosaria Capacchione, quella giornalista del Mattino che vive sotto scorta perché ha denunciato la camorra ed è una di quelle donne degne di essere considerata donna con la D maiuscola, ce ne sono pochissime. Comunque, Rosaria Capacchione ha pubblicato sul Mattino un articolo in cui parlava di infiltrazioni camorristiche in Sardegna e nel Molise collegate con la cosiddetta energia pulita, che tanto pulita non è, né di Tucur e né per quello che c'è dietro, va bene. Tant'è vero che a Santa Maria Capua Vetere è stato aperto un fascicolo proprio per questo. E io ho presentato alla Procura della Repubblica di Campobasso la richiesta di aprire un fascicolo parallelo allegando questo articolo di Rosaria Capacchione. Siccome Rosaria Capacchione non è pazza ed è una professionista seria, per aver affermato questa cosa e per non essere stata arrestata, è chiaro, né denunciata, è chiaro che ha le prove. Guarda caso, una delle prove che ha è che viene continuamente minacciata. Lei e anche la sua anziana mamma, che non so nemmeno se sia ancora viva, veramente, che vive con lei. Quindi scusate, detto questo, ci sarebbero tante cose da dire. Noi abbiamo fatto, Paolo, una lotta terrificante contro l'invasione dissennata dell'eolico selvaggio. Lo sappiamo che i rifiuti tossici vengono portati tranquillamente nel nostro Molise. E va bene, adesso mi taccio perché io parlo sempre troppo. Allora, grazie. Marisa, io avrei tante domande da farti. La presenza di queste persone questa sera, le cose che hanno detto, le cose che non hanno detto, sono una testimonianza non solo di solidarietà ma anche di impegno. E questo impegno immagino che debba essere, ecco, intorno a Denise, questa ragazza senza nome adesso, e alla sua prospettiva di vita. E allora le chiedo così un contributo, un appello, una testimonianza che possa far vivere questo messaggio tra le persone, tra le persone di Campobasso e del Molise, nell'impegno che ogni giorno immagino ognuno di noi metterà ecco, nella vita quotidiana. Io voglio anche ringraziare tutti voi, ringraziare anche l'amministrazione comunale, il vice sindaco che
questa sera ci ha onorato anche con la sua presenza, e l'impegno che il Comune si è preso per intitolare questa strada a Via Garofalo e anche alle associazioni. Poi ringrazio Paolo De Chiara perché Lea sì ha avuto coraggio, ma io dico che anche Paolo ha avuto tanto coraggio di scrivere questo libro, perché sappiamo tutti i giornalisti che parlano di 'ndrangheta, 'ndrangheta sono nel mirino che vengono sempre, subiscono sempre minacce come le ha subite Giulio Cavalli, che uno dei coschi ha minacciato Giulio Cavalli al processo di mia sorella, che ha scritto anche l'introduzione di Giulio Cavalli, che io ringrazio poi Tenente Ferrucci, che ho avuto il piacere di conoscere. E niente, io il mio pensiero, come dicevo prima, è Denise. E Denise è una ragazza che ci sta dando veramente una lezione di legalità e di giustizia. Il fatto che se ne parli nelle scuole, se le alunne parlano di Denise, è un esempio per tutti loro, è un esempio da seguire, perché Denise è una giovane donna. Denise ora è una donna perché ha 21 anni, quindi l'impegno che lei si è presa, perché per l'impegno che praticamente sono quei valori che le ha trasmesso sua mamma, sono i valori che basati sulla legalità e sulla giustizia. Quindi Denise ha rinunciato a tutto, ha rinunciato alla sua libertà, quindi si deve prendere esempio di questa ragazza. È proprio nelle scuole che devono portare avanti questi progetti, e l'impegno è straordinario quello che state facendo tutti quanti voi qui a Campobasso. Io di questo vi ringrazio tutti, ma sono anche convinta che il vero segnale comunque deve partire dall'alto, deve partire anche dalle istituzioni, perché quello che noi stiamo facendo è un impegno grande, ma il segnale deve partire anche dallo Stato. Grazie a tutti. Grazie allora a tutti, al Vice Sindaco di Campobasso ovviamente, e quando ci sarà l'inaugurazione di questa strada ci saremo tutti quanti. Grazie anche all'Osservatorio Mulisano sulla legalità per questo centro d'ascolto che può diventare un punto di riferimento per tutte le donne, e grazie a tutti voi, buona serata. As an easy chair, love fresh as the morning.